Benvenuti in rubrica notturna. Il canale True Crime, che tratta del lato più oscuro della nostra società. Rubrica notturna nasce per dare voce a chi la voce non l'ha avuta neppure per difendersi. Che cosa si arriva a provare, a pensare, quando la famiglia, il luogo in cui si cresce, in cui ci si sente veramente protetti, diventa invece il luogo del nostro calvario? Sigla. La nostra indagine di oggi si svolge a New York, una città che abbiamo già conosciuto nelle nostre precedenti indagini. New York è una delle città più cosmopolite al mondo. Qui si può, a bordo di un elicottero, ammirare il centro di Manhattan o fare una breve crociera sul fiume Houston, ammirando le luci sulla città al crepuscolo. Oppure visitare le cascate del Niagara, una delle meraviglie naturali più visitate al mondo, e ancora ammirare la città dall'alto salendo sul One World Observatory, una struttura di 3 piani posta sull'edificio più alto dell'emisfero occidentale. La protagonista della storia di oggi si chiama Oceania Woodruff Martin Sneed, conosciuta da tutti come Osei, nata nel settembre del 1885. Suo padre era il colonnello Robert Maxwell Martin e aveva combattuto nella guerra civile americana. La madre si chiamava Caroline e aveva una carriera nell'ambito dell'educazione, anche se pare che ad un certo punto sarà rimossa da quell'incarico per un comportamento instabile. Caroline era cresciuta in una famiglia rispettabile, era infatti figlia di un giudice della Corte Suprema, dunque conosceva le regole e aveva un'ottima istruzione. Che cosa abbia poi portato la donna ad essere licenziata, al momento non c'è dato saperlo. Ma andiamo avanti. Quando Ozzie era piccola, viveva con i suoi genitori in una casa molto grande a Louisville, in Kentucky. Purtroppo, ad un certo punto, la loro abitazione andrà a fuoco e la famiglia sarà costretta a trasferirsi a New York alla fine del 1900. Ozzie aveva anche un fratello, ma all'età di 7 anni purtroppo morirà. Non abbiamo altre notizie in merito a questo incidente. Pare però che fosse caduto dalle scale. A causa di quel tragico incidente, la famiglia riceverà dalla compagnia di assicurazione, presso la quale avevano ovviamente stipulato la polizza, circa $22.000, una bella cifra per l'epoca. Saranno proprio quei soldi a permettere alla famiglia Martin di trasferirsi in un'altra città, ovvero in Manhattan. Pare però che la sfortuna non abbandonerà la famiglia. Tanto che una volta che si trasferiranno lì, Robert, il padre di Osi, morirà in circostanze strane. Quando la polizia verrà chiamata dalla famiglia, sapranno dai vicini che avevano sentito un forte rumore e, all'arrivo degli agenti nell'abitazione, Caroline era in piedi, sopra il corpo privo di vita del marito. E poi teneva al proprio fianco la piccola Osi, che piangeva disperata davanti a quella scena. Ad un certo punto, poi, pare che la bambina volesse dire qualcosa agli agenti che erano accorsi, tuttavia sarà redarguita dalla madre di non parlare. Non c'è dato sapere che cosa Ossi dovesse ricordare di non dire su suggerimento della madre, ma quelle parole faranno zittire immediatamente la piccola. Fatto sta che la morte di Robert verrà classificata come un incidente. Caroline, rimasta sola con la figlia, si trasferirà a una città del Tennessee. La sorella di Caroline, di nome Virginia Wardlove, viveva già da sola lì e gestiva un college che pare fosse molto rispettato e frequentato da giovani donne. Caroline aveva anche un'altra sorella di nome Mary, ed entrambe le donne erano rispettate da tutta la comunità. Virginia poi suggerirà a un certo punto a Caroline di allungare la sua permanenza lì perché aveva bisogno di qualcuno di fiducia che si occupasse della parte amministrativa del college. Il fatto che Virginia offrisse un lavoro di quel tipo alla sorella parrà alquanto strano dal momento che Caroline era una persona irregolare e piuttosto inaffidabile.
Nonostante questo, Caroline accetterà di buon grado l'offerta della sorella e iscriverà Osei, la figlia, alla scuola, anche se con il passare del tempo Osei si vedrà sempre meno e la maggior parte del tempo lo trascorreva a casa della zia. Caroline inizierà presto così a modificare il programma scolastico. Arriverà a trasferire alcuni studenti in classi diverse da quelle che loro erano abituati a frequentare. E, cosa ancor più strana, inizierà a chiudere le porte a chiave. Utilizzerà anche dei lucchetti. Pare che lo strano comportamento di Caroline ad un certo punto arriverà a cambiare anche il comportamento delle altre due sorelle, forse influenzate in qualche modo. Tanto che le tre inizieranno a vestirsi di nero e a vagare per i corridoi dell'istituto, facendo visite a sorpresa nei dormitori delle ragazze che frequentavano appunto il college. Le studentesse inizieranno così a riferirsi alle tre sorelle come le suore in nero. Inizieranno anche a girare delle storie sulle tre donne, storie che vedeva le tre vestite di nero con pesanti veli calati addosso, girare di notte per il cimitero di Evergreen. Pare addirittura che formulassero strane parole intorno alle tombe e che girassero furtive nei loro abiti neri per tutto il college. Sempre di notte, la cattiva gestione amministrativa del college, portata avanti da Caroline, inizierà a creare una cattiva reputazione proprio all'istituto. Tanto che anche il numero degli alunni iscritti inizierà a calare. Ecco perché nel 1907 il consiglio scolastico le licenzierà. A quel punto Mary tornerà in Georgia. Mentre Virginia troverà presto un posto di lavoro come direttrice del College Montgomery di Christiansburg, un college rinomato frequentato da giovani ragazze promettenti. A questo punto Virginia inviterà di nuovo Caroline e la sorella Mary a unirsi a lei. Osie aveva due cugini maschi, di nome Fletcher e John Snead. Loro erano figli di sua zia Mary. I due vivevano a Linville, in Tennessee. Ed entrambi erano sposati. Così, quando Caroline raggiungerà la sorella presso la nuova struttura, inviterà a sua volta anche il nipote John per insegnare al college. Nonostante la riluttanza e il parere sfavorevole della moglie Anna, alla fine John accetterà comunque il lavoro offerto dalla zia. La moglie, nonostante la nuova occupazione del marito, però rimarrà a vivere a Linville, mentre John diventerà sempre più riservato e sembrava davvero essere sotto il controllo della zia. Tanto che ad un certo punto anche il suo comportamento inizierà ad essere strano. Pensate che poi farà un viaggio in treno proprio con Caroline, quando a un certo punto cadrà nella città di Roanoke. Le voci che inizieranno a girare riguardo al fatto si chiedevano se era stato un incidente o se qualcuno lo avesse spinto. Poche settimane dopo questo fatto, John rimarrà bloccato all'interno di una cisterna in cui stava prendendo delle misurazioni per l'approvvigionamento idrico della scuola. John sarà messo in salvo dal custode, ma ancora una volta ci si chiederà se quello fosse stato semplicemente un incidente oppure se ci fosse dell'altro. Una mattina l'uomo sarà poi scoperto sul pavimento della sua stanza al college, con gli indumenti da notte in fiamme. Gli abiti erano stati ricoperti di olio, quello impiegato per le lampade. I medici proveranno a salvarlo, ma le ferite saranno così importanti, tanto che John morirà appena 3 ore dopo questo tragico fatto. Ovviamente verrà chiamata la polizia per indagare e la sorella suggerirà che era stato solo un incidente. Tuttavia Anna, la moglie di John, e la compagnia di assicurazioni pare non fossero dello stesso avviso. Come avrete notato, nell'ultimo periodo John era stato spesso vittima di questi incidenti piuttosto pericolosi. Dunque è normale arrivare a chiedersi se quelle disavventure che gli erano capitate fossero state provocate proprio da qualcuno. Ma chi poteva avercela con John? Nonostante i dubbi, la polizia però non porterà avanti un'indagine vera e propria. E sapete perché? Perché Virginia e Caroline appartenevano a una famiglia stimata. Dietro a quegli incidenti e alla successiva morte di Joe, nessuno immaginava ci potesse essere un comportamento scorretto da parte loro. Le sorelle, alla morte dell'uomo, riceveranno il pagamento della polizza assicurativa che John aveva stipulato sulla vita. Il valore era di 12.000 dollari.
una cifra davvero importante considerati i tempi in cui si svolgono i fatti. Caroline tornerà poi a Linville ed insisterà che il fratello di John, Fletcher, l'accompagnasse per sistemare alcune faccende legate alle proprietà di famiglia. Quel viaggio cambierà in qualche modo anche Fletcher, tanto che inizierà a non comunicare più con sua moglie e alla fine i due arriveranno addirittura a divorziare. Insomma, pare proprio che Caroline abbia una strana influenza sulle persone che lei ha intorno. Allora forse Caroline è gelosa? Gelosa del rapporto che i nipoti avevano con le loro mogli? Forse, dico forse, risentiva del fatto di non avere una famiglia tutta sua, di aver dovuto occuparsi di sua figlia tutta da sola. Ma andiamo avanti per capire. Fletcher passerà del tempo anche con Osi, la cugina, la figlia di Caroline, e quel tempo trascorso insieme li farà avvicinare. I due sono cugini di primo grado, ma questo non impedirà loro di iniziare una relazione che alla fine li porterà anche al matrimonio. Appena un anno dalla loro unione, Osi avrà una bambina, ma questa, pensate, le sarà portata via. Non ne conosciamo il motivo. Fatto sta che pochi giorni dopo la madre la informerà che la bambina era tragicamente morta. Ora, il college che Caroline stava gestendo con le sorelle incomincerà anche questo a risentire della cattiva gestione della donna. Nel 1908 la reputazione della struttura, infatti, era decaduta e ancora una volta il numero degli alunni, ovviamente, era incominciato a calare. Così alle sorelle non rimarrà altra scelta che andarsene. Prepareranno le valigie insieme a Fletcher e a Osi e si recheranno proprio a New York. E poi Osi rimarrà di nuovo incinta. La donna deciderà di andare a vivere con sua madre Caroline e con sua zia Virginia a Brooklyn. Osi stava ancora soffrendo, ovviamente, per la perdita della prima figlia, ma Fletcher, il marito e il cugino, invece di starle vicino, deciderà di trasferirsi in Canada con la promessa di un buon lavoro. Osi risentirà di questo allontanamento e in più pare non andasse molto d'accordo neanche con madre e zia. Tuttavia, le cose già precarie peggioreranno quando Caroline comunicherà alla figlia che Fletcher aveva avuto un brutto incidente e che era morto in Canada. Alla notizia la donna, come ovvio che sia, si sentirà male. Caroline deciderà così di chiamare un medico, un certo William Pettit. Il dottore troverà Osi in condizioni davvero pessime. La donna incinta, pensate, soffriva di una brutta depressione, ma era anche molto fragile, pareva essere addirittura malnutrita. Sì, avete capito bene, malnutrita. In più al medico parrà che temesse la vicinanza della madre e della zia con le quali abitava. Il medico farà numerose visite per controllare lo stato di salute di Osi e immancabilmente scopriva che le sue prescrizioni non venivano seguite. Caroline, che era ora responsabile di controllare la figlia e che seguisse tutte le cure e le prescrizioni del medico, in realtà non lo faceva affatto. Ecco perché le condizioni di Osi peggioreranno sempre di più. La famiglia poi prenderà una nuova residenza nel New Jersey. Osi, ovviamente, era ancora psicologicamente e fisicamente cagionevole, tanto che il dottor Pettit tornerà a visitarla, insistendo sul fatto che dovesse ricevere delle cure adeguate. Caroline pare però che non fosse d'accordo con la diagnosi del medico, tanto che informerà Pettit che non necessitava più dei suoi servizi e che si sarebbe rivolta addirittura ad un altro medico. In più, non lo pagherà per le visite a domicilio. Osi partorirà il suo secondo figlio, un maschio, che chiamerà David. Le sorelle porteranno via ancora una volta il bambino alla madre per portarlo in ospedale e quando David sarà abbastanza forte lo trasferiranno in un orfanotrofio. Forse le due pensavano che lo stato psicofisico di Osi non fosse adeguato per occuparsi di un piccolo appena nato. Forse. Fatto sta che le due chiameranno un altro medico e anche questi diagnosticherà a Osi una condizione di malnutrizione. E la storia a questo punto si ripeterà, perché Caroline cambierà di nuovo medico e pensate, questi era talmente preoccupato per la salute della donna che arriverà addirittura ad arrampicarsi dalla finestra del piano di sopra per provare a portare cibo ad Osi.
di nascosto dalla madre. Insomma, la donna sembra proprio riversare in condizioni pessime e che queste siano causate soprattutto volute dai suoi stessi familiari, che invece avrebbero dovuto curarla. Ma andiamo avanti e cerchiamo di capire che cosa farà Osi in questa tremenda situazione. La famiglia arriverà a contattare un avvocato per impedire che il medico continui a cercare di entrare in contatto con Osi e ovviamente le condizioni della donna non faranno che peggiorare. Osi a questo punto sarà sempre più debole e fragile. Le sorelle a questo punto torneranno a contattare il medico Pettit, il primo medico che, compresa la gravità della situazione in cui riversava Osi, le somministrerà grandi quantitativi di morfina. Osi riuscirà a dire al medico che il suo bambino le era stato portato via da sua madre all'ospedale. Fatto sta che Virginia, la zia, dirà al medico che avrebbe dovuto informare Osi che stava morendo e che avrebbe dovuto fare testamento. La zia aggiungerà che lo avrebbe nominato beneficiario e che avrebbe ricevuto per i suoi lavori 1.000 dollari. Tuttavia, il dottore rifiuterà l'offerta della donna e incaricherà un'infermiera di prendersi cura di Osi. È evidente che aveva compreso che qualcosa non andava per il verso giusto in quella situazione. Ecco perché aveva preso le distanze. Insomma, non voleva essere invischiato negli affari delle due donne. Quando poi l'infermiera si presenterà a casa di Osi, prima della fine della giornata, sarà licenziata immediatamente da Caroline, la madre di Osi. È evidente che nessuno in quella famiglia ha a cuore il benessere della malata. Anzi. Nel settembre del 1909, Caroline contatterà un altro avvocato dal nome Giulio Scarabba, che chiederà di aiutare sua figlia a fare testamento. Quando l'avvocato arriverà presso il capezzale della malata, la troverà emaciata, depressa. Le zie vestite di nero stavano pregando al suo fianco. Virginia poi chiederà alla nipote, a Osi, se volesse fare un nuovo testamento e Osi acconsentirà, ma anche l'avvocato non potrà fare a meno di preoccuparsi per quella giovane donna nel letto, tanto che consiglierà alle due sorelle di darle immediatamente del cibo e di chiamare un medico. Pare però che le donne non avessero soldi sufficienti per il medico. Così l'avvocato si offrirà di pagare per del cibo e per delle cure da dare a Osi. Le due però si rifiuteranno di accettare la generosa proposta. Osi ormai non pareva più neanche la ragazza di 24 anni che era. Era ridotta all'osso e Caroline continuava a somministrarle dosi inutili di morfina. Le tre donne ad un certo punto si trasferiranno sulla 14ª strada di East Orange, nel New Jersey. In questa nuova abitazione non c'era né acqua né riscaldamento, tantomeno gas per cucinare. I mobili poi erano davvero pochi. Siamo al 29 novembre 1909. Abbiamo un medico, tale Horace Simmons. Lui sarà chiamato alla proprietà. Virginia lo accoglierà tutta vestita di nero e lo porterà al piano di sopra, nel bagno. Qui troverà una giovane donna molto fragile e molto magra che giace morta nella vasca da bagno. La donna sembrava annegata. Sul pavimento vi erano degli abiti ben piegati, con una nota appuntata in cima a questi. Ovviamente la donna è Osi e la nota diceva: l'anno scorso la mia figlia piccola è morta, altri cari se ne sono andati prima di lei. Mi sono prostrata per la malattia per molto tempo e quando leggerai questa nota non sarò più qui, ma non addolorarti per me. Rallegrati con me, perché la morte porta un benedetto sollievo dal dolore e dalla sofferenza più grande di quanto possa sopportare. Il biglietto poi riportava in calce la firma di Osi Sneed. Il dottore a quella vista interrogherà Virginia, la zia della ragazza, e rimarrà alquanto turbato dalle sue risposte superficiali. Ecco perché, quando il medico lascerà la casa, contatterà immediatamente la polizia, informandoli dei sospetti che nutriva riguardo alla morte di Osi. Il sergente William O'Neill si recherà presso l'abitazione degli Sneed ed accoglierlo sulla porta ci sarà una donna vestita di nero con calato sul viso un velo. Alla domanda da parte della padrona di casa sul motivo della sua presenza lì, il sergente risponderà che stava indagando sulla morte di una giovane donna.
La padrona di casa porterà il sergente con molta riluttanza nel bagno dove era morta Osi. L'uomo ispezionerà prima il bagno e poi l'intera casa. Il sergente non potrà ovviamente fare a meno di notare che l'abitazione era quasi priva di mobili, come abbiamo detto. O'Neill, il sergente, interrogherà Virginia, la zia di Osi, la quale racconterà della tragica vita della nipote, di come la perdita di due figli e l'abbandono da parte del marito l'avessero gettata nello sconforto più totale. Alla domanda di quando fosse deceduta Osi, la donna risponderà in maniera vaga quel giorno stesso. Tuttavia, il dottor Simmons aveva già informato la polizia che la donna era morta almeno 24 ore prima del suo arrivo lì. Quando il sergente le dirà che era stato informato dal medico che la morte era avvenuta addirittura il giorno prima, beh, a quel punto la donna, Virginia, risponderà che sì, certo, poteva essere così. Ma non aveva avuto modo di salire al piano di sopra. Peccato però che l'unico bagno dell'abitazione disponibile fosse proprio quello dove era morta Osi. Ovviamente la risposta non convincerà il sergente O'Neill, che deciderà di portare la donna in centrale per ulteriori interrogatori. Nel frattempo altri poliziotti giungeranno presso l'abitazione per una perquisizione e qui troveranno molte polizze assicurative stipulate proprio sulla giovane appena deceduta. La polizia a questo punto inizierà a pensare che dietro la morte di Osi ci fosse dell'altro. Infatti sarà contattato il dottor Pettit, il quale racconterà di come la giovane non fosse stata curata nel modo adeguato. Verrà contattata anche Mary, la sorella di Osi, che nel frattempo si stava prendendo cura della madre anziana. Quando poi verrà effettuata l'autopsia su Osi, sarà subito evidente che la giovane soffrisse di malnutrizione. Anche il biglietto poi trovato sopra il bagno, quello che era appoggiato sopra i vestiti, risulterà particolarmente interessante per le forze dell'ordine. Sì, perché degli esperti calligrafi capiranno che il testo era stato scritto con una penna e firmato con un'altra. Quando sarà localizzata la madre di Osi, Caroline, la donna alloggiava presso un hotel con il nome di Miss Layton. Caroline aveva lavorato presso la scuola, ma stava per essere licenziata, apparentemente, pensate, per incapacità mentale. Quando la polizia perquisirà il suo appartamento, troveranno anche qui numerose polizze e quasi un centinaio di banconote, simili a quelle trovate a casa di Osi. Gli inquirenti a questo punto troveranno anche delle lettere da parte delle assicurazioni in cui veniva riferito che le polizze sarebbero estinte a meno che non fosse stato aggiornato il premio assicurativo. Con queste prove alla mano, dunque, le tre sorelle, la madre e le due zie di Osi saranno accusate di omicidio. La notizia inizierà a rimbalzare su tutte le pagine dei giornali e tutti facevano una gara per trovare il titolo più sensazionalistico. Si leggerà anche che Fletcher Waldorf Sneed, ve lo ricordate? Il marito di Osi, quello che era morto, in realtà non era deceduto, ma stava vivendo la sua vita tranquillamente a St. Catherine, in Ontario. E lavorava, pensate, in un hotel. Quando l'uomo sarà interrogato dalla polizia, gli inquirenti non troveranno nessun coinvolgimento dell'uomo nella morte della moglie. Perché allora se ne fosse andato lasciando Osi sola, al momento non ne sappiamo il motivo. Gli investigatori scopriranno poi che il contratto di locazione della proprietà che Osi divideva con sua zia era scaduto appena il giorno prima in cui era morta. E le tre polizze assicurative sulla vita erano state stipulate appena il giorno prima della sua morte. Mentre Virginia era in prigione in attesa del processo, si rifiuterà persino di mangiare, divenendo sempre più debole, tanto che il 12 di agosto del 1910 morirà nella sua cella. Il suo corpo sarà inviato a Christiansburg per la sepoltura al Sunset Cemetery nel gennaio del 1911. Caroline, la madre di Osi, concorderà con la corte dichiarandosi colpevole di omicidio colposo e sarà condannata a 7 anni di carcere nella prigione di Trenton, nel New Jersey. Pensate che quando sarà annunciata la sentenza, la donna avrà anche il coraggio di urlare alla corte che era innocente e che non aveva mai fatto male alla propria figlia.
Ad un anno dalla sua condanna, Caroline sarà dichiarata instabile mentalmente e il 18 maggio del 1912 sarà trasferita al Trenton Asylum, un istituto psichiatrico dove poi morirà il 20 giugno del 1913. Mary, la sorella di Caroline dunque, l'altra zia di Osi, sarà scagionata da tutte le accuse per motivi tecnici, i soliti cavilli burocratici insomma. Poi si trasferirà in Colorado. Nonostante questo, la storia della famiglia l'accompagnerà sempre. Ecco perché nel 1930 un impiegato della First National Bank del distretto di Murphy aprirà una cassetta che conteneva 3 diamanti, 2 spille d'oro tempestate di diamanti e un piccolo sacchetto nero. A quel punto Mary uscirà dall'isolamento per reclamare gli oggetti di sua proprietà. In un'intervista con una giornalista, la donna dirà che quei gioielli le erano stati rubati da uno studente che dirà di conoscere, ma dal quale si rifiuterà di fare il nome. Ovviamente nessuno crederà a questa versione, ma si ipotizzerà che gli oggetti fossero stati nascosti proprio in quella cassetta per tenerli lontani dalla sorella Caroline. Alla fine gli oggetti saranno requisiti e rivenduti per pagare i creditori insoluti. Mary dirà ai giornalisti che sua sorella Virginia era un angelo, ma che Caroline era pazza da anni e sarebbe dovuta essere rinchiusa in un istituto psichiatrico. Pare però che Virginia non fosse stata d'accordo. Erano una famiglia per bene e non voleva che si sapesse della cosa. Mary dirà anche che non credeva che la morte di Osi fosse stata procurata, ma lei al momento non era con loro. Dunque, le uniche persone che sapevano che cosa fosse successo quel giorno ormai erano morte. Mary morirà nel 1937, all'età di 87 anni. Fletcher, cugino e marito di Osi, lascerà il Canada per andare a vivere a Los Angeles, dove nel 1955 morirà all'età di 75 anni. La storia di oggi finisce qui. Osi purtroppo è stata tradita dalla sua stessa famiglia, quella che avrebbe dovuto prendersi cura di lei e che invece ha fatto di tutto per infliggerle delle lunghe sofferenze, solo per ottenere soldi. Un caso davvero triste. Non sappiamo perché non si sia ribellata a quella situazione o addirittura se non si fosse neanche accorta di quello che la madre e le zie le stavano facendo. Ma se pensiamo che il medico aveva segnalato che Osi pareva temere la vicinanza delle donne con le quali appunto viveva, allora forse pensiamo che vivesse nel costante terrore delle due e che non sia stata in grado di ribellarsi. Osi sarà sepolta il 7 dicembre del 1909 al Mount Hope Cemetery, accanto a suo padre, a suo fratello di 7 anni e alla figlia di 2 anni, Mary Alberta, a Estingon-on-Euston, nella contea di Worcester, in New York. Suo figlio, David Pollock Sneed, che era stato preso dalle sorelle poco dopo la nascita e messo in un orfanotrofio, purtroppo era morto il 18 luglio del 1910. Il bambino aveva solo 9 mesi e sarà sepolto insieme alla sua famiglia. È un caso davvero triste, che ci ricorda come la famiglia a volte possa essere davvero un luogo di terrore e sofferenza. La povera Osi ha vissuto la sua giovane e breve vita conoscendo solo dolore e sofferenze, ma soprattutto senza sapere che cosa fosse l'amore di una madre e il conforto di un abbraccio. La storia di oggi si conclude così. Grazie per essere arrivati fino a qui. Fateci sapere nei commenti se conoscevate già questa storia e cosa pensate in merito a Osi. Non ha avuto il coraggio e la forza di ribellarsi? Scriveteci perché siamo curiosi di leggervi. Se vi siete persi invece le pillole crime, vi consigliamo di andarle a vedere. Vi lasciamo il suggerimento della prima pillola proprio qui. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine. Anche Gwendalina vi ringrazia dal parco e vi dà appuntamento al prossimo video. Le Crimeber chiudono qui. Iscrivetevi a questo bellissimo canale. Iscrivetevi a Rubrica Notturna. Vi salutiamo ragazzi e sempre vi ricordiamo, occhio alle stranezze.